La Commissione UE taglia le stime di crescita nel 2024, PIL italiano allo 0,7% con inflazione al 2%, PIL eurozona allo 0,8%, costo spedizioni tra Asia e UE aumentati del 400% per la crisi nel Mar Rosso. Esteri, allarme degli Stati Uniti, la Russia manderà in orbita armi nucleari, Medio Oriente tregua sfumata tra Hamas e Israele, Netanyahu annuncia azione potente a Rafah. Lavoro, si amplia il mismatch che a febbraio sale al 49,3%, oltre 3 punti in più rispetto al 2023, più di 400.000 assunzioni previste, in crescita del 5,7% annuo. Brennero, il governo invia alla Commissione europea il ricorso contro i divieti ai tir imposti dall'Austria. Salvini, dalle parole ai fatti. Finnlines, battezzata la Fincanopus, nave Ropax classe Superstar che opererà sulle rotte scandinave, concluso il programma di investimenti green da mezzo miliardo.